Ancora buonasera, benvenuti alla prima parte di Start Week, l'attualità, dove insieme a Angelica, buonasera, vi daremo informati di alcune cose accadute in provincia di Foggia e Regione Puglia in questi giorni. Allora iniziamo sempre dall'attualità, che è la prima parte della nostra trasmissione, e ci spostiamo a Foggia, agli ospedali riuniti, dove c'è stato un riordino amministrativo nell'ospedale. Il direttore generale Antonio Pedota, insieme al direttore amministrativo Michele Ammetta, al direttore sanitario Laura Moffa, hanno presentato i nuovi reparti di nefrologia, diretto dal professor Giuseppe Gradalino, e il reparto di gastroenterologia, diretto dal dottor Francesco Vinelli. Sala d'aspetto che sembrano delle hall, 2 bagni in ogni camera. Ecco come si presentano i nuovi reparti di nefrologia e gastroenterologia allocati nel monoblocco di recente costruzione agli ospedali riuniti di Foggia. I clienti, o pazienti, questo articolo fa notare il cambio di rotta della dirigenza, dove non si rispecchiano più i pazienti come tali, ma addirittura come clienti, non sembrano vero questo ricambio. Per noi invece l'accoglienza alberghiera è una mission fondamentale da risolvere per far risollevare nelle cure dei nostri pazienti, appunto lo dichiara il direttore generale dell'azienda ospedaliera Antonio Pedota, quindi che svolta verso un ospedale più accogliente, che vada sempre più vicino alle somiglianze di un albergo. E non è che il primo passo, sottolineano dall'ospedale riuniti di Foggia, fonte Il Mattino di Foggia. Angelica, cosa invece hai da dire agli amici che ci seguono Start Week, invece tu? Continuiamo sempre con le notizie di attualità riguardanti appunto la provincia di Foggia. Infatti il vicepresidente del Consiglio regionale Gian Diego Gatta ha presentato una interrogazione sulla soppressione avvenuta alcuni giorni fa della stazione di Foggia. Si predica bene e si razzola male. Se da un lato infatti il trend in tema di trasporti indicato dal governo nazionale e regionale è quello di passare dalla gomma al ferro, in Puglia invece si insiste nel tagliare le corse ferroviarie e naturalmente ogni taglio continua testardemente a concentrarsi nella provincia di Foggia. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Gian Diego Gatta di Forza Italia, che ha depositato un'interrogazione consiliaria diretta al presidente della giunta regionale e all'assessore della regione alla mobilità. Da notizie informali pervenute nella scorsa settimana e diffuse anche in rete, prosegue, pare che nella tratta ferroviaria Foggia-Bari-Foggia, con decorrenza dal 13 dicembre 2015, sarebbero soppresse le fermate dei treni regionali in diverse stazioni. In particolare verrebbe soppressa la fermata di Incoronata ed Ortanova, il tutto senza considerare l'importanza delle due fermate. Quella dell'Incoronata è a servizio della zona industriale di Foggia e l'altra di Ortanova ha un consistente numero di fruitori, soprattutto di pendolari e studenti che si muovono verso Foggia e Bari. Ricorda inoltre Gian Diego Gatta i buoni propositi espressi dalla Regione Puglia con legge numero 16 del 2008, dove si individuava nel trasporto su ferro la rete portante del trasporto pubblico regionale e locale. Pertanto Gatta chiede ad Emiliano e all'assessore Giannini se corrisponde al vero la volontà di privare il territorio foggiano delle fermate ferroviarie nodali. In caso di risposta affermativa si tratterebbe della negazione di un diritto a tutta la nostra comunità. Spero, conclude Gatta, di avere puntuali e sollecite rassicurazioni in senso contrario. Questo è quanto riportato dalla fonte sanmarcoinlamis.eu. Bene, e ci spostiamo invece a una tematica nazionale che però ha un rispecchio locale, riguardo all'alluvione in Costa Azzurra. L'italiano morto era originario di San Marco in Lamis. Notizia apparsa su Foggia Today. Era originario di San Marco in Lamis, italiano morto in Costa Azzurra a causa della terribile alluvione che ha colpito la zona turistica francese. Da Nizza a Cannes, il 57enne, che si era trasferito in Francia con la famiglia nel lontano 1971, è stato trovato senza vita nel garage del condominio, dove era stato sorpreso e seppellito dal fango e dall'acqua. Dopo aver gestito un ristorante a Melun, si era trasferito sul lungomare di Antibes, dove aveva aperto appunto il ristorante Le Spago insieme alle sue figlie. Queste le parole del sindaco della cittadina garganica, l'onorevole Angelo Cera. Il nostro territorio piange ancora un suo proprio concittadino, seppur emigrato anni fa. Purtroppo, a un anno dall'alluvione del settembre 2014, la cittadinanza è ancora, per una questione di sorte, alle cronache nazionali per il tema del dissesto idrogeologico. Ai familiari della vittima, a nome di tutta la città di San Marco in Lamis, ribadisce il sindaco, e dell'amministrazione comunale, le più sentite condoglianze. Queste le parole della figlia Carla su Facebook. Le parole non basteranno mai per farti capire quanto ti amo papà, il dolore più forte, hai lasciato un vuoto incolmabile nella nostra vita, riposa in pace. Questo è quanto riguarda appunto l'alluvione del Gargano. L'ultima notizia di attualità ci giunge dalla vicina San Severo, dove un ragazzo è stato tratto in arresto dopo le varie violenze effettuate sulla madre e sul fratello. San Severo, personale dell'ufficio anticrimine del commissariato di San Severo, ha arrestato qualche giorno fa un ragazzo classe 1981 per estorsione nei confronti dell'anziana madre. Per l'ennesima volta l'uomo ha costretto l'anziana madre a recarsi insieme a lui in banca ed a effettuare un prelevo di denaro, che lo stesso le ordinava e poi prendeva direttamente nelle sue mani. Il tempestivo intervento della polizia ha posto finalmente fine a questo vero e proprio incubo per la madre e il fratello. Il 34enne, già da parecchi mesi, probabilmente per l'acquisto di droga, maltrattava la madre, anziana ed invalida, e anche il fratello, con lui conviventi. In più occasioni ha picchiato la madre per costringerla a prelevare in pochi giorni la misera pensione. Ormai la madre non aveva più nulla, neanche il necessario per vivere e per acquistare farmaci di cui aveva bisogno. Viveva assieme all'altro fratello in indigenza economica e con privazioni di ogni tipo, anche alimentari, oltre che in uno stato costante di paura. Lo stesso, infatti, aveva venduto anche i pochi elettrodomestici necessari per vivere, dalla lavatrice al televisore. L'uomo, non nuovo a questi comportamenti, per i quali era già stato denunciato sempre dal commissariato di San Severo e su disposizione dell'agente giudiziario, è stato sottoposto alla misura cautelare e all'allontanamento della casa familiare, ma violando la stessa misura aveva continuato a vessare i suoi familiari. Il recente arresto ha posto finalmente fine a questo vero e proprio incubo. L'agente giudiziario ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Fonte Stato Quotidiano. Bene Angelica, dopo aver dato un po' di notizie su quello che riguarda l'attualità dei nostri territori, adesso andiamo avanti con la trasmissione e diamo la linea al talk politico, dove in questa puntata stasera sarà ospite il vice sindaco di San Marco in Lamis, Raffaele Fino, per parlare del dissesto finanziario del comune. Soprattutto cercheremo di spiegare questa sera ai cittadini, al di là delle beghe politiche che non ci interessano, cosa consiste effettivamente il dissesto e cosa è cambiato per i cittadini di San Marco in Lamis e per la città. Linea al talk. Bene, abbiamo visto quello che è accaduto nelle nostre zone, nella parte dell'attualità, dove insieme a Angelica prima abbiamo parlato di alcuni argomenti abbastanza interessanti. Adesso è il momento del nostro talk. Vi ho anticipato prima, nell'anteprima e nella parte dell'attualità, l'argomento del talk in questa puntata, che è tutto riguardante San Marco in Lamis e la situazione economica che si trova ad affrontare con il dissesto finanziario. E appunto con me in studio abbiamo il vice sindaco e assessore al bilancio, il professore Raffaele Fino. Buonasera vice sindaco. Buonasera. E grazie per essere venuto qui a Start Week. Grazie a voi per averci invitato. Dopo un po' siete ritornati, ricordo che sei stato uno dei miei primi ospiti nel primo anno e siamo giunti al terzo e sei uno degli ospiti. Verso la fine, ecco, prima questa puntate, esperienza no, amministrativa. Ah, esatto, è vero, verso perché ormai... Sappiamo, per chi non lo sapesse, l'amministrazione di centro guidata dall'onorevole Angelo Cera è giunta a termine a scadenza naturale. Esatto, a scadenza naturale, perché nella prossima primavera, marzo, aprile, maggio, non si sa, almeno credo, al momento non si sa, si andrà a votare in circa 1000 comuni italiani, tra cui le grandi città, Roma, Milano, Milano, Torino, eccetera, Napoli, eccetera, eccetera, e tra cui San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e tanti altri paesi limitrofi. Come sapete, lo scorso 27 luglio è stato dichiarato, dopo tanto tempo ventilato, il dissesto finanziario dall'amministrazione guidata da Angelo Cera, e oggi abbiamo uno dei rappresentanti che può parlare, diciamo, a titolo pieno, perché è assessore al bilancio, quindi chi meglio di lui sa come stanno i conti al comune, può dirci come stanno un po' le cose. Innanzitutto ho invitato te, Raffaele, ci diamo del tu perché sì, certo, conosciamo. Certo. Per spiegare agli amici da casa, magari alle persone un po' più grandi di età, ai ragazzi che ci seguono, questa è una trasmissione dinamica che è seguita anche dai giovani, anche se trattiamo argomenti di informazione, tecnicamente cosa significa che un comune come San Marco in dissesto c'è un fallimento? In cosa consiste, Raffaele? Sì, la legge dice, precisamente il testo unico degli enti locali, in uno dei suoi articoli prevede che quando ci si rende conto che c'è uno squilibrio strutturale fra le entrate e le uscite, che non è sanabile in alcun modo, né con i piani di riequilibrio, né con misure correttive a breve termine, gli enti che diciamo, sono preposti alla vigilanza degli enti locali, a iniziare dal Consiglio Comunale, devono prendere atto di questo squilibrio strutturale e dichiarare il dissesto, se le altre misure, che sono poi quelle del piano di riequilibrio pluriennale, non sono sufficienti, diciamo, a uscire dalla crisi. Ed è quello che è successo a San Marco. Cioè le entrate sono strutturalmente inferiori alle uscite, quindi per quanto si possa risparmiare, tagliare e via dicendo, nel corso degli anni si sono accumulati debiti che hanno portato ad un disavanzo fra entrate e uscite di circa 15 milioni di euro. Il debito ammonta a circa 15 milioni di euro circa, che chiaramente non è possibile ripianare in alcuna maniera, se non appunto attraverso il meccanismo del dissesto, che poi è un meccanismo da una parte, diciamo, forte, perché comunque dice che un comune non ha più le risorse per vari motivi, io non entro qui nel merito dei motivi per tirare avanti, e dall'altra parte però permette al comune di azzerare la situazione pregressa e di ripartire, dall'anno successivo in cui è stato proclamato il dissesto. E questo è abbastanza positivo, perché si potrà vedere se fra entrate ed uscite azzerate, diciamo, stralciati i debiti, questi 15 milioni di debiti, a parer nostro, poi i commissari confermeranno meno questa cifra, ecco, stralciati questi 15 milioni di debiti, se il comune poi riesce a mantenersi in pareggio di bilancio e quindi a diventare un comune virtuoso. E su questo punto poi io interverrò dicendo che nonostante il dissesto sarà molto difficile mantenere il pareggio di bilancio nei prossimi anni, per una serie di cause e di motivi su cui poi torneremo se ci sarà l'opportunità. Assolutamente, noi siamo sempre qui, Raffaele. Quindi per Comune di San Marco, quindi dissesto, comune ha debiti, dichiara fallimento, non ha soldi a sufficienza per garantire questi servizi minimi, tra cui il trasporto scolastico, il trasporto urbano, circolare per intenderci, il servizio mensa, poi c'è il problema dell'asilo nido, delle rette che sono aumentate, le tariffe al massimo delle imposte, e questa è una serie di problematiche, sì, diciamo che implica il dissesto. Noi diciamo che intanto le tariffe, proprio perché non volevamo questo sia ben chiaro. Non volevamo arrivare al dissesto, le tariffe sono state già aumentate negli ultimi 2 o 3 anni, proprio perché la sfida era, consisteva nel fatto che se aumentavamo le tariffe chissà riuscivamo a fronteggiare la massa debitoria, e nonostante l'aumento delle tariffe, del taglio della spesa, diciamo, non siamo riusciti a trovare una via d'uscita, nemmeno attraverso il piano di riequilibrio finanziario. Per quanto riguarda i servizi, io voglio fare alcune precisioni. Intanto il servizio mensa partirà nei prossimi giorni, probabilmente partirà lunedì, martedì, la prossima settimana partirà, perché abbiamo deliberato ieri, il servizio mensa è coperto, sarà coperto fino al 75% dagli utenti, dai contribuenti, e quindi nell'ambito della normativa riusciremo ad assicurare questo servizio. Il servizio dell'asilo nido è un servizio di ambito e quindi comunque, nonostante delle difficoltà burocratiche e tecniche, pensiamo di assicurarlo alla cittadinanza. Più difficile il servizio di circolare, della circolare è più difficile perché presenta degli aspetti non superabili al momento, mentre per quanto riguarda la scuola bus ci stanno delle prospettive, e io penso che se queste prospettive evolvono così come pensiamo noi, nell'arco di un mese la scuola bus riprenderà a funzionare nelle corse principali e quelle minime. Raffaele, sulla servizio circolare, no? Per un periodo sotto primavera, se non mi sbaglio, si era effettuata, ricordo, una sponsorizzazione da parte, senza adesso citare, una ditta che si era, diciamo, messa a disposizione per effettuare questo servizio. Non so, sicuramente ci avrete pensato, è una domanda sciocca che faccio, però la faccio perché molti magari se la chiedono a casa, perché il mio compito è quello di poter cercare di capire quello che da casa magari si domandano, certo, e quindi farmi la loro voce e farla a te. Non si potrebbe replicare in qualche modo quell'esperienza di una sponsorizzazione come circolare da parte di qualche ente, da parte di qualche ditta privata? Le sponsorizzazioni sono a termine, chiaramente, perché poi sostenere i costi di un servizio per un anno, 2 anni, 3 anni, nessun privato può permetterselo, per cui si potrebbe replicare in particolari occasioni, però non pensi che possa essere una cosa duratura nel tempo. Se lo si dà per esempio in gestione a un privato tramite, non so, un bando, qualcosa che ogni 2 o 3 anni... Sì, questa è anche un'ipotesi che noi abbiamo accarezzato, però i costi di gestione sono talmente alti, diciamo, per chi presenta sia per il comune che per il privato, mentre per il comune c'erano i cosiddetti ammortizzatori, che noi prendevamo i soldi che servivano per la circolare dal bilancio corrente, no? rimpinguando il capitolo relativo a questo servizio. Il privato certamente andava a prendere i soldi dal suo bilancio privato per poter assicurare un servizio che è pure importante. Eppure, diciamo, questo è uno dei servizi che bisogna affrontare nei prossimi tempi e che è sul tappeto per chiunque si trova ad amministrare, noi attualmente e nel futuro chi amministrerà. Quindi è qualcosa di estremamente importante che bisogna affrontare, perché il Paese si è esteso talmente negli ultimi 30 anni e poi bisognerebbe anche riflettere su questa espansione, che è necessario vedere come fare e in che modo assicurare la circolare. L'espansione nelle zone alte, l'espansione che quindi... Diciamo, sono delle caratteristiche che poi fisiologicamente c'è poi bisogno delle persone magari che non hanno la macchina, eccetera, che le donne anziane, i giovani, i ragazzi che casano la sera. Nessuno mette in dubbio che sia un servizio necessario. Solo che la legge parla di servizi indispensabili, per cui in caso di dissesto questi servizi sono i primi a saltare. Magari se trovate qualche soluzione, qualcosa, siamo disponibili a magari dare una buona notizia. Ma io penso che qualsiasi amministrazione sarebbe contenta di assicurare questi ed altri servizi, perché comunque il vantaggio per l'amministrazione, prima di tutto è per i cittadini, ma anche per chi assicura questi servizi, è indubbio il vantaggio politico e di gradimento. Quindi, Raffaele, un'altra polemica che si è, diciamo così, esplosa nel periodo, ricordo, di San Matteo, della fine di San Matteo, che mentre parlavamo mi sono ricordato, è la questione dei cani, dell'afferramento dei cani. Noi qui alla rassegna stampa, non so se hai mai avuto modo di vedere, la mattina dal 14 settembre conduco la rassegna stampa dei giornali, uno sguardo tra i giornali, dove trattiamo le varie testate locali e nazionali, e abbiamo trattato anche di questo argomento. È venuto anche una volta ospite il sindaco Cera per promulgare il programma della festa comunale di San Matteo, e proprio in quel giorno mi ricordo che il sindaco aveva detto che avevano fatto trovare un cane davanti al comune. Poi sono successe tutto quello che è successo, veramente di vari cani eccetera eccetera, le manifestazioni del giorno stesso di San Matteo degli animalisti, la raccolta fondi che stanno adesso in questi periodi domeniche mattine organizzando, ecco, per cercare di istituire un canile. Su questo so che è un capitolo difficile in un comune normale, figuriamoci in un comune in dissesto. Vabbè, quella dei cani io non sono intervenuto nelle polemiche perché veramente non ho capito perché è scoppiata questa polemica, e lo dico senza, diciamo, senza retro pensieri e senza seconde finalità. Io veramente ancora oggi non capisco perché è scoppiata questa polemica, e lo dico. Avevamo delineato un percorso, cioè fino adesso noi avevamo operato tutti quanti a San Marco in una zona grigia, dove per fronteggiare l'emergenza non sempre ci siamo dati, come amministrazione, come associazione di volontariati, gli strumenti anche di copertura legale per svolgere la nostra azione. E noi avevamo fatto questo percorso che comunque stiamo perseguendo. Chiaramente i tempi delle amministrazioni per tanti motivi sono lunghi, e a San Marco forse sono più lunghe delle altre amministrazioni, per motivi che qui non dico, perché non c'è il tempo, non perché non li voglio dire. Questo percorso che si sta completando e che noi intendiamo completare non è stato capito. Questo percorso consisteva in quattro punti. Prima di tutto abbiamo adottato una delibera che è stata pubblicata, e fra domani e dopodomani uscirà un avviso di manifestazione di interesse, per cui quanti vogliono collaborare con il comune per la tutela, la salvaguardia di questi animali di affezione che sono i cani, che sono i gatti, devono fare questa dimostrazione di manifestazione di interesse. Dici: io sono interessato a collaborare con il comune, sapendo che le risorse che il comune metterà a disposizione sono le risorse minime, e che quindi molto si baserà sull'azione di volontariato. Del resto io nelle manifestazioni che ho visto, anche attraverso i vostri talk, pure sui siti del comune, ho visto che ci sta un bel gruppo, e sono contento, di persone che possono svolgere la loro azione di volontariato a fianco al comune, per cui il comune sicuramente potrà assicurare il minimo indispensabile, perché questo possiamo fare in questa situazione, cioè un po' di contributi per quanto riguarda le crocchette, chiamiamole così, per quanto riguarda le vaccinazioni, le sterilizzazioni, al di là di quelle che fa l'ASL, e basta. Per cui l'azione di volontariato, se il volontariato è volontariato, significa che deve supplire non a compito del comune, ma deve portare avanti la sua azione, dare una mano, delle forze, e senza scaricare all'interno del volontariato, perché poi questo io ho osservato in questi anni, tutto il volontariato solo su una persona. Allora, o si è volontari sempre e si dà la mano a questa persona che si prodiga anima e corpo per questa situazione, oppure non si può essere volontari soltanto nelle manifestazioni. Terzo, vogliamo, domani, entro lunedì, martedì, sarà pubblicata la delibera dove noi interveniamo anche per dotare la protezione civile di un mezzo per, da utilizzare poi a servizio dei cani. E quattro, la segretaria comunale la prossima settimana stipulerà il contratto di passaggio dei terreni dall'ex pretura, diciamo dai proprietari al comune, perché su quella zona vogliamo, intendiamo fare un canile agricolo. Però per quanto riguarda il canile, io voglio dire anche agli amici volontari che hanno manifestato e che stanno raccogliendo le firme per il canile agricolo, dal punto di vista della legislazione, dal punto di vista dell'affettività che si porta verso questi nostri compagni di vita che sono gli animali, cani e gatti, molte volte, il canile agricolo è proprio il contrario delle associazioni di volontariati. Il canile agricolo è l'ultima spiaggia, non ci si può battere per il canile agricolo, amici vari dell'associazione dei volontari. Il canile bisogna farlo perché per i cani morsicatori, per tanti motivi, per quelli che fanno branco, ma è l'ultima spiaggia e non può essere il fine di una mobilitazione popolare, è il fine di un'associazione, perché significa andare contro a quelle che sono le proprie diciamo, credo animalista, andare contro alla legge nazionale e andare contro alla legge, alle leggi regionali. Questo lo voglio dire per mettere le cose, in chiaro, per quanti si salvano la coscienza e si mettono l'anima a posto dicendo ho firmato per il canile agricolo. E beh, hai fatto una cosa contro quello che dice la legge, contro quello che dice la morale che difende questi animali di affezione. Probabilmente insieme ai veterinari, al responsabile del servizio veterinario locale e territoriale, insieme alle associazioni di volontariati, bisogna mettere su tutta una serie di azioni che portano i cani ad essere controllati, che portano alla sterilizzazione, che portano anche alla responsabilità da parte dei privati che non devono abbandonare questi cani. E probabilmente riusciremo ad assicurare un certo equilibrio mentale a noi stessi e un certo equilibrio di vita esistenziale anche a questi animali, perché io voglio far notare una sola cosa nel corso di questi due ultimi 3 anni: quando la situazione si esaspera può nascere sempre qualche vendicatore che dice, voi vi faccio vedere io, a voi animalisti, a voi associazione volontariata, a voi amministrazione, che non siete in grado di fare niente. Allora queste sono tematiche, se vogliamo bene gli animali, che bisogna affrontare con pazienza e con costanza. Allora noi questo percorso, come si chiama? Start-up, lo stiamo percorrendo, chiaramente con i tempi delle amministrazioni e del personale, per cui nella prossima settimana deve essere pubblicata la delibera per il mezzo, poi ci sarà il contratto che la segretaria comunale firmerà e faremo, abbiamo già fatto i passi con il responsabile del servizio veterinario provinciale per fare questo canile agricolo dove in base agli ettari e al terreno asservito non potremmo mettere che non più di 30 animali, per cui gli altri animali, se li mettiamo, significa che noi poi andremo a fare come nelle carceri sovraffollate. cioè andremo a creare delle situazioni invivibili per i cani, Allora, cari amici, e siete tanti, vorrei che foste sempre tanti quando si viene a parlare diciamo, di queste problematiche anche sul comune. La tematica è complessa, è problematica, va affrontata tutti insieme. Noi siamo disposti e questi atti lo dimostreranno, perché io i tempi, le cose che avevo promesso, queste quattro cose, io a nome dell'amministrazione chiaramente le stiamo mantenendo e le stiamo portando in porto. Secondo te entro quanto tempo prevedi questo canile possa realizzarsi, materializzarsi? Se gli atti di passaggio, di registrazione avvengono entro la fine del mese di ottobre, lo potremo realizzare anche prima di Natale, perché lì c'è bisogno di fare una recinzione con pali di legno eccetera, come quella già progettata. Abbiamo dei progettisti che lavorano gratis nel fare questo, nel darci una mano, e quindi dobbiamo farlo. Però anche questo, una volta fatto il canile agricolo, evidentemente ci sarà bisogno che tutta la comunità segua queste cose, perché bisogna migliorare la strada di accessi, bisogna renderla vivibile, non bisogna farlo diventare un ghetto. Prima stava nella difesa San Matteo, adesso sarà nella ex pretura. Evidentemente c'è bisogno che come società civile ci si mobiliti anche dopo ci si mobiliti, che non sia un argomento da salotto, che non sia, perché anche prima è stato scaricato solo su una persona che può avere mille difetti, ma che comunque ha portato avanti queste problematiche in maniera costante nel tempo ed è stata molte volte lasciata sola. Bene Raffaele, queste erano più o meno le problematiche che ci sono in questo momento a San Marco in Lamis, distesto più, distesto meno. Appunto, torniamo al tema della puntata, perché abbiamo altri 5 minuti. Sul dissesto, abbiamo detto che ci sono 15 milioni di euro debiti, sì. Avete iniziato nel 2011, se non mi sbaglio. Noi abbiamo certificato, ma che risalgono, che vengono dagli anni pregressi. E infatti, correggimi se sbaglio, nel 2011, io qui dei numeri però posso sbagliare, c'erano 800.000 euro di attivo, se non mi sbaglio, sì. Poi sì. L'anno dopo avete certificato che c'erano tra gli 8 e i 9 milioni e subito dopo c'è stata una ricalcolazione che erano 15 milioni di euro e più di adesso, c'è anche chi dice addirittura 20 milioni, non so se questo sia perlato o no. Allora, io su questi 800.000 euro bisogna fare, una volta chiarezza per sempre, sì. Una volta per sempre, ed è questo. Cioè gli 800.000 euro erano, diciamo, la liquidità che in quel momento era presente all'interno delle casse del comune, presso la tesoreria. Che significa questo? Che avendo incassato nei mesi di marzo ed aprile circa 2,8 milioni da parte dell'ambito, io escludo quelli precedenti, e non avendoli vincolati, questi 2,8 milioni sono andati a coprire, diciamo, l'anticipazione delle tesorerie, le cose, per cui 2,8 milioni meno le spese che hanno fatto, eccetera, contabilmente risultavano 800.000 euro. Allora io vi faccio adesso, loro hanno 800.000 euro, se noi domani ce ne andiamo, come amministrazione in carica, domani ce ne andiamo, viene un nuovo sindaco, un nuovo commissario, ma quello che volete voi, il presidente del Consiglio Renzi che ama tanto i comuni, no? Che fa chiudere quelli subappennine come per una giornata di protesta, noi lasciamo d'attivo circa 3 milioni e 700.000 euro. Cioè la cassa nostra attuale di attiva è di 3 milioni e 700.000 euro. Però io non posso, cari cittadini, imbrogliarvi e spacciare questo attivo che è legato ai fondi che io ho vincolato, perché vanno vincolati se voglio garantire alcune cose, come attive di cassa, perché... Scusami Raffaele, si sente molto spesso questo, però vincolati, cioè... Sono 3 milioni di euro vincolati, che cosa significa? Io, per chiarezza, vincolati, cioè tu vincolati, dice 3 milioni, 700.000 euro li ho vincolati. Allora, vincolati significa che io li ho in cassa e non li posso spendere come cassa corrente, cioè non li posso spendere per pagare gli stipendi dei dipendenti. E quelli del comune lo posso fare soltanto a tempo, per 2 o 3 mesi, indicando poi le risorse che devono ripristinare il vincolo. Cioè, non so, io devo riscuotere la tassa dell'IMU, il mese di maggio mi trovo con l'acqua alla gola per 1 milione di euro, io posso svincolare questo 1 milione di euro, perché so che il 16 di giugno, a maggio, entreranno con l'IMU altri fondi che mi copriranno quel vincolo. Però questo vincolo, e torno a ripetere, prima che cosa succedeva? Che si avevano contributi, no, non voglio parlare dell'ambito, lasciamolo da parte, per le strade, per delle opere pubbliche che andavano a finire nel bilancio corrente, per cui c'era la ditta che lavorava e che non si riusciva a pagare perché quei soldi stavano nel capitolo, però come liquidità non ci stavano. Adesso la ditta che mi fa il torrente Iana, quando lo stato di avanzamento viene presentato, io nel giro dei tempi tecnici degli uffici, non cosa, lo paghiamo nel giro di 1 settimana, 10 giorni, se la pratica, il SAL, la delibera relativa al SAL, la determina e via dicendo, viene approntata nei tempi necessari. Per cui adesso che cosa succede? Che tu io questi vincoli che ho per Torrente Iana, per il centro per disabili, per l'ambito, per gli usi civici e via dicendo, io ce li ho lì e quindi se mi servono è disponibile. Io voglio fare un esempio, sì, velocemente, di quello che ha comportato il non rispetto del vincolo. Noi adesso abbiamo partecipato l'anno scorso ad un progetto per la sistemazione di strade di campagna per 500.000 euro. Questi 500.000 euro noi abbiamo sistemato il San Puchello, finalmente, va ancora sistemato, io lo dico, io non dico, quando facciamo le cose, faccio almeno io le cose, non dico l'abbiamo sistemata, sta tutto a posto, perché quella è una strada importante come sfogo per San Marco e va sistemata ancora meglio per le cunette, per le piazzole di sosta, per non voglio dirlo qui, il Bosco Rosso, parte della Cagnano San Marco e parte di Coppe Casarineri con 500.000 euro. La copertura dell'IVA, che ci sarà rimborsata sì, però che quando siamo partiti, no, abbiamo preso dagli usi civici, dopo che la Regione Puglia ci ha autorizzato ad utilizzare questi usi civici. Però io, questa somma che ho avuto, diciamo, autorizzato dalla Regione Puglia, di fatto, anche avendolo in capitolo, non essendo stato a suo tempo vincolato, è come se io non l'avessi. Questa è la dimostrazione di quanti dicevano che ma gli suicidi è roba del comune, quindi non fanno debito. Fa certo che fanno debito, perché io non posso adesso pagare, in teoria, non posso pagare la ditta che ha eseguito questo lavoro. Non solo, ma abbiamo partecipato adesso a altri 2 bandi per 500 più 500, quindi per 1 milione di euro, dove ci sarà bisogno di circa 220.000 euro di usi civici. Per cui noi abbiamo fatto partire questa richiesta con la copertura riveniente dagli usi civici, ma noi in cassa non ce li abbiamo. Cioè formalmente la richiesta è corretta. Ma se noi da qui a quanto appaltiamo non avremo il modo di rimpinguare fisicamente il capitolo degli usi civici, dove ci stanno circa 595.000 euro formalmente, io avrò seri problemi a far andare avanti questi progetti. Ed è questo il modo di come, diciamo, chiaro per spiegare il vincolo e per come sono stati utilizzati i soldi dei pregressi e di come poi questo cattivo utilizzo si riversa sui cittadini. Perché fare le strade di campagna, da 30 anni che noi le facevamo, dall'87, mi devo autocitare, da quando ero sindaco io ed era assessore all'agricoltura Antonio Vigilante, che non c'è stato mai un intervento così massiccio come quello che stiamo facendo adesso con l'amministrazione Cera. E quindi questo utilizzo improprio penalizza i cittadini, penalizza gli allevatori che sono venuti a frotte in questi giorni per dire ma perché non fate anche la mia strada, perché non fate la mia strada comunale e vicinale, non le strade private, certo, cioè le strade che risultano dai registri comunali e vicinali, e aggiorneremo anche questo piano. Cioè questo è solo un assaggio della situazione, certo, che vi devo dire. È abbastanza, diciamo, vasta. Però nonostante questo abbiamo fatto anche alcuni interventi, se mi permetti, cioè, che tutto questo marasma, io voglio dire a quanti poi sui siti dicono il fallimento perché c'è stato il dissesto, ma il dissesto è stato un atto molto dovuto e ci ringrazieranno per quest'atto che abbiamo fatto, al di là di alcuni disagi che sono legati ad alcuni servizi e che dobbiamo cercare di affrontare, perché si è fatta chiarezza finalmente e con l'arrivo dei commissari si continuerà a fare chiarezza. Ecco, adesso arriveranno i commissari, cosa succederà? Questa era l'ultima... Allora, arriveranno tre commissari, dovevano già arrivare per la precisione. Li indica la prefettura, la prefettura e li nomina il ministero, nel caso Angelino Alfano, il ministro dell'interno. Quando arriveranno questi commissari, chiaramente tutto quello che abbiamo detto noi sui 15 milioni di debiti lo prenderanno con le pinze ed è giusto che sia così. Io sono rispettoso dei compiti, non dico che peste e corna di chi la pensa diversamente da me né l'offenda. Andranno al censimento dell'intera massa passiva debitoria e prenderanno i provvedimenti che la legge li prevede a partire dal 2014 in giù, 14, 13, 12 e via dicendo. Però in tutto questo contesto, io voglio dirlo, lo scriverò anche, e in questo clima che bisogna rompere, 2 minuti e termina, dove diciamo tutto è negativo, che chissà che cosa si aspetta per rinascere, poi non ci sono programmi, non ci sono prospettive. Noi ultimamente, le ho scritte adesso, in questo momento, cioè non ho fatto nemmeno una ricerca sistematica e metodica delle cose che abbiamo fatto. Noi stiamo portando a termine il parco dei dinosauri, 2 milioni di euro, e qui poi bisogna fare il discorso sulla gestione, perché deve produrre occupazione. Esatto, non può essere appannaggio di chi va ad occupare questi spazi, deve produrre occupazione per chi non lavora. Esatto. Almeno 2 o 3 part time deve produrre, con ingaggio e con via dicendo, se no chi gestisce se ne deve vantare. E questo lo diremo forte al parco, lo diremo, così pure nelle altre strutture. 2 milioni. Velocemente, Raffaele. Velocemente. La videosorveglianza 130.000 euro. Installati. Il fotovoltaico che si sta installando sulle scuole 243.000 euro. Le isole ecologiche che è stato fatto l'appalto e vedremo adesso come termina 115.000 euro. Il centro per disabili finito 600.000 euro. E non è quello lì. Padre Pio, un altro. Il centro per disabili è quello legato alle associazioni, cioè all'integrazione. E quindi dove stava la vecchia scuola De Carolis. Io personalmente allora ho detto di no a quella che doveva nascere a Borgocelano, perché sarebbe stato il ghetto nel ghetto per i disabili, e l'abbiamo portata al centro. Sono stato sbeffeggiato di questa scelta dicendo che io avevo fatto perdere 500.000 euro al comune, invece l'abbiamo realizzato, e sta lì, lo potete andare a vedere, e abbiamo trovato anche una ditta che ha lavorato benissimo, oltre al direttore dei lavori. Il torrente che è sotto gli occhi di tutti, poi quello della Schiamonesca che commissario idrico sta per appaltare, per la caserma dei carabinieri che non si sistemava da 30 anni, abbiamo speso 50.000 euro e adesso abbiamo l'obbligo di fare anche la facciata, perché non possiamo tenere quell'obbrobrio, quella arlecchinata esterna, anche per il decoro del paese. Quando c'è stato il caso della chiusura di San Domenico Savi, abbiamo speso fra la Walt Disney, il trasferimento di San Domenico Savi, e la scuola Mentola, che aveva avuto un ceto strutturale, ben 60.000 euro. Tutto questo, se io li vado a sommare, fanno circa, negli ultimi tempi, un intervento per circa 4-5 milioni su dei settori estremamente importanti. Allora chi vuole entrare nel dibattito non può dire che va tutto male, che va tutto un fallimento. A queste cose che facciamo noi, venite avanti con delle proposte di quello che volete fare, di come migliorare, perché le amministrazioni devono sempre lasciare qualcosa al paese, allora lasciatelo con delle proposte. La mobilitazione, non si può più andare alle elezioni contro, io vinco contro, non vinco per, io vengo contro quello, noi dobbiamo vincere chiunque sarà per San Marco, chiunque verrà dopo, perché io certamente non sarò presente in questa competizione a livello personale, però come parte politica, fino a che ne avrò le forze, io continuerò comunque ad essere presente nel dibattito politico del Paese, nel sostenere comunque le scelte di questa amministrazione che per tanti motivi non è saputa, diciamo, non ha saputo anche rappresentarsi, ma che comunque, e io ho fatto solo un elenco provvisorio, sì, poi ne possiamo fare tanti. Quando anche, vuoi, quando vuoi. Accanto ad altri difetti che ci sono stati, ad altri punti deboli e ad altri provvedimenti che non andavano fatti, che non andavano fatti. Nelle prossime settimane organizziamo la un dibattito delle che non andavano fatti. Qui da me i vari rappresentanti di almeno tre partiti insieme a te per quello che abbiamo detto oggi. Confrontare e vedere un po' anche cosa si cioè, io dico questo. Credo che sia stato tutto esaustivo. Faccio un invito alla pace politica, che non significa tacere sui problemi, ma significa affrontarli con una prospettiva positiva. Non possiamo continuare a litigare 200 gatti, 150 gatti, che essendo soltanto le opinioni di 300 persone che stanno sul viale e basta. I problemi sono altri, sono anche drammatici per un comune come San Marco. Bisogna assolutamente elevare il confronto in tutti i settori. Bene, grazie al Videosindaco Raffaele Fino. Grazie a voi. Il nostro talk termina qui. Linea d'Angelica, adesso ci sono le tecnologie. Pensate un po', nel 2015 c'è un calo del 7% della vendita dei computer in tutto il mondo. A te Angelica. Benvenuti in questa seconda parte di Start Week dedicata alle tecnologie. PC a picco, vendite mondiali in calo nel 2015. Windows 10 non spinge acquisti. Tablet giù del 12%, bene telefoni. Il nuovo sistema operativo Windows 10 di Microsoft non spinge le vendite mondiali dei PC che, per gli analisti, nel 2015 scenderanno di circa il 7,3% su base annua a quota 291 milioni di unità. Andrà peggio per i tablet con vendite giù del 12% a 199 milioni di pezzi, mentre i telefoni continueranno a crescere fino al traguardo dei 2 miliardi di unità nel 2017. Per i PC gli analisti stimano un 2016 piatto e un aumento del 4% nel 2017 trainato dall'adozione di Windows 10 nelle aziende. Se il settore del PC sta subendo la svalutazione della moneta e conseguenti aumenti dei prezzi, spiegano gli analisti, il settore del tablet è sempre più sotto pressione. Gli utenti di tablet con schermo tra i 7 e gli 8 pollici sono sempre meno propensi a sostituire i loro prodotti. Inoltre, in base ad un sondaggio effettuato dalla società d'analisi, circa il 44% dei possessori pensa di sostituire il tablet con un dispositivo diverso. In questo quadro le vendite di telefonini non cedono terreno. Quest'anno infatti cresceranno dell'1,4% a 1,9 miliardi di unità, grazie al traino di paesi emergenti come India ed Indonesia, con gli smartphone in aumento del 14%. Nel 2017 le vendite raggiungono i 2 miliardi di pezzi e gli smartphone rappresentano l'89% del totale. Buonasera e bentrovati al terzo appuntamento con il Fatto. Questa sera tratteremo la candidatura delle Fracchie all'UNESCO. Da diverso tempo in molti si sono chiesti che fine abbia fatto la candidatura delle Fracchie all'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ed effettivamente per un po' di tempo nessuno ne ha più parlato, lasciando tutti i sammarchesi e non solo con un grosso punto interrogativo. Pare che con il passare degli anni tutto il lavoro fatto da Nicola Maria Spagnoli e Gabriele Tardio sia tutto da rifare. Inoltre pare che il Ministero ha perso, o così dice, ogni copia. Ma vediamo meglio cosa è successo e cosa si può fare o bisognerà fare grazie ad un comunicato rilasciato da 4 ragazzi che hanno ripreso in mano le retini di questo meraviglioso progetto che porterebbe le Fracchie ad essere patrimonio dell'umanità. Adesso leggiamo il comunicato dei 4 ragazzi e vediamo insieme cosa ci dicono. Care cittadine e cari cittadini, ricordate la candidatura della processione delle Fracchie presso l'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità? È da tempo che chi vi scrive ha ricominciato a interrogarsi. perché un dossier preparato con tanta cura e perizia dai due motori propulsori Nicola Maria Spagnoli e Gabriele Tardio, con la collaborazione di molti altri cittadini, è seppellito dalle polveri non si sa dove? La candidatura, tra l'altro, aveva il patrocinio di Regione, Provincia, Parco Nazionale. Non sappiamo cosa il Comune, dopo averla presentata ufficialmente, abbia fatto per spingerla. È sceso un silenzio di pietra su quella che potrebbe essere un'opportunità di aggregazione per la nostra comunità. E nessuno pensa che sono previste, per chi accede al sistema, misure di sostegno non trascurabili con le quali potremmo prenderci cura del posto che amiamo e tutelare i nostri boschi. Quando uno di noi è stato in ufficio ministeriale per domandare, per riprendere le fila della questione, c'è stato chiaro che è tutto da rifare. I formulari sono cambiati, come le descrizioni richieste. Bisogna riacquisire i consensi dei principali soggetti e gruppi coinvolti in questa manifestazione che tanto amiamo, a cui indirizziamo in maniera particolare il nostro appello. Rifare tutto il materiale e il dossier che sembra ormai sopravvivere solo in qualche ufficio ammuffito di Parigi. Infatti il Ministero ha perso, o così dice, ogni copia. Sono almeno una trentina i progetti in coda. E quando ci sbrighiamo? Per trattato ogni Stato può presentare una sola candidatura l'anno. Continuano i ragazzi. L'idea ci è venuta rovistando tra le ricerche fatte da Gabriele Tardio sui fuochi sacri, che furono peraltro oggetto di pubblicazioni e manifestazioni tenutesi presso il mini museo. Omologhi delle Fracchie sarebbero presenti non solo nel vicino Abruzzo, ma anche in Spagna, Giappone, Swaziland e forse anche altrove. Allora, perché non tentare un inserimento fuoco sacro coinvolgendo altre comunità locali in un progetto che, ampliato, potrebbe parlare di fuochi sacri? È imprescindibile, naturalmente, l'appoggio istituzionale. E non ce ne hanno fatto mistero neanche al Ministero. Dovrebbero tirare con forza le nostre fracchie. Con il Comune anche tutta una serie di persone poste in ruoli chiave a livello locale e nazionale. È imprescindibile, prima ancora e di più, l'appoggio di tutta la popolazione. È per questo che ci rivolgiamo a tutti i sammarchesi, a chi ne aveva e ne ha responsabilità perché amministratore, a chi fa politica sul territorio affinché solleciti l'attenzione dei propri referenti nazionali, alle scuole, alle associazioni, perché creano un moto di interesse sull'argomento. Perciò, continuano i ragazzi, chiediamo a chiunque, ovunque nel mondo, di fare come abbiamo fatto noi, mettendo a disposizione le proprie competenze in maniera completamente gratuita per l'obiettivo comune. Serve veramente di tutto per ricominciare. Braccia, soldi, cervello, ma soprattutto cuore sammarchese. Per ora abbiamo aperto una mail a cui chi si offre può scrivere tiriamolefracchie@yahoo.it. E chissà che da un semplice scritto lanciato nell'etere non possano derivare benefici, anche economici, per la nostra comunità. Il comunicato è firmato da Matteo De Leo, Domenico Leggeri, Olga Tardio, Maria Lea Pettolino. Quindi insieme tutta la comunità sammarchese e non solo può riuscire a portare le fracchie ad essere patrimonio immateriale dell'umanità. Bene, il fatto termina qui. Grazie. Ringraziamo Luigi Tricarico che vi ha fatto compagnia con il fatto e diamo spazio al dottor Antonio Vigone che vi farà compagnia nella sezione dedicata alle psicologie. Ben ritrovati alla terza puntata di Start Week. Quest'oggi parleremo della gelosia ed è un sentimento che ci ha visto protagonisti un po' tutti. Un po' tutti ci siamo identificati con questo termine, un po' tutti siamo stati vittima della gelosia e a molte persone la gelosia ha rovinato la vita. Ma cerchiamo di capire che cos'è la gelosia. In realtà possiamo dire che la gelosia a volte potrebbe anche servire al rapporto di coppia, soprattutto se parliamo di una sana gelosia, una gelosia che tende soprattutto a manifestare l'interesse nei confronti dell'altro. In questo caso, in questa situazione, possiamo accettarla. Ben diversa invece quando parliamo di una gelosia patologica, di una gelosia morbosa, di una gelosia dove non dà spazio all'altro, una gelosia che non vede più l'altra persona come persona, ma semplicemente come un oggetto da possedere. E di conseguenza io sono geloso perché? Perché ho paura di perdere qualcosa, ho paura di perdere il mio oggetto. Ho paura di vivere da solo, ho paura perché non ho più la persona al mio fianco. La gelosia morbosa a volte porta anche a situazioni estreme e purtroppo giornali e telegiornali sono pieni di queste notizie. La gelosia morbosa, patologica, mi può portare anche a uccidere la persona che diciamo di amare, ma in realtà non si può definire l'amore. Chi è questa persona così folle da voler uccidere la persona che dice di amare? Ma soprattutto che dice di amare più di qualsiasi cosa al mondo, che dice di amare più della propria vita. Se io amo qualcuno, se ci tengo a qualcuno, manifesto la volontà che questa persona debba vivere con me per tutta la vita. E quindi di fronte a queste persone dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo prendere le giuste distanze. Non dobbiamo avere paura di denunciare queste persone gelose, perché in realtà non si tratta di gelosia, ma si tratta semplicemente di una patologia. Queste persone sono delle persone che a volte perdono il proprio controllo, sono delle persone invidiose. Sono delle persone che, pur di raggiungere il proprio obiettivo, tendono ad annullare completamente l'altro. Quindi, quando si parla di gelosia e quando ci dicono che a mio fianco ho una persona gelosa e si tende a far passare questo concetto semplicemente come io manifesto la mia volontà, o meglio, manifesto il mio amore nei confronti dell'altra persona, questo ed è tutto sbagliato, è vero, perché chi ama non può trattare l'altro come un oggetto, cosa che avviene in una gelosia così definita patologica. Quest'oggi vi voglio lasciare con una frase di un anonimo che dice semplicemente: la gelosia è figlia dell'orgoglio, ma si spaccia per sorella dell'amore. Gelosia e amore non possono condividere nulla, perché non c'è nulla da condividere. Arrivederci e alla prossima puntata. Bene, come avete sentito all'inizio di questa puntata, nella rubrica di questa puntata di Story to Music, Avete sentito sottofondo Tanta voglia di lei dei Pooh, quindi in questa puntata parleremo dei Pooh insieme a Luigi Ciavarella. Buonasera Luigi. Buonasera. Allora, questa sera diciamo non hai un ospite, quindi facciamo insieme questa puntata di storia, questa rubrica di Storybook Music all'interno. Approfittiamo di questo congedo, diciamo, per stare anche un po' insieme. Allora, parliamo dei Pooh, siamo partiti da questa canzone Tanta voglia di lei, famosissima di questo gruppo, e appunto passiamo, no, credo, partiamo nel parlare dagli inizi, no, dai fasti, dei Pooh, da come nascono, quando nascono, chi sono. Certo, tu certo. Sei il nostro esperto musicale. Allora, buonasera a tutti. Praticamente con questa canzone che parla di questa canzone molto struggente, molto bella, che parla tutto sommato di tradimenti, un tradimento, è iniziata praticamente l'epopea dei Pooh. Cioè, i Pooh prima di questa canzone erano famosi in un ambito, diciamo, più ristretto, anche se erano famosi, però non avevano quella capacità di andare dappertutto, diciamo. Con questa canzone qua loro non solo inaugurano una seconda parte della loro carriera, ma stimolano tantissimi altri gruppi a fare quella musica, e avremo negli anni 70 una miriade di gruppi che su questa canzone qua faranno la loro fortuna. Penso ai, che so, Mattia Bazar, penso al Giardino dei Semplici, i Panda, tutti questi gruppi che ci daranno faranno tante di quelle canzoni che praticamente coinvolgeranno tutti gli anni 80. Però io vorrei parlare dei Pooh. I Pooh nascono praticamente, come ben voi sapete, che praticamente hanno annunciato il loro concerto dalla scena musicale. Quindi il prossimo anno faranno un paio di concerti, mi sembra a Roma e a Milano, e chiuderanno, diciamo, in bellezza la loro storia, che dura esattamente 50 anni. Sono 50 anni che i Pooh chiuderanno definitivamente. Chiuderanno, la storia del gruppo finirà, no? E sì, poi ciascuno farà la sua carriera solistica, insomma. Però allora hanno annunciato questo concerto definitivo. Praticamente è una storia che dura 50 anni, il gruppo praticamente è nato giustamente nel 1966 per opera di Valerio Negrini, che è scomparso qualche anno fa, che è stato un po' l'anima di tutta la storia dei Pooh, perché era il paroliere dei Pooh. Inizialmente era anche il batterista, e il gruppo nasce a Bologna, il nome lo prendono dal pupazzetto della Walt Disney, Willy Pooh, e iniziano con un brano, si chiamava Vieni fuori, che era, altro non era che la traduzione, a quei tempi si facevano le cover praticamente, di Keep On Running, un brano inglese, diciamo. Il disco non ebbe alcun successo e il gruppo praticamente si sciolse, perché rimasero soltanto in vita, il gruppo rimase soltanto in vita ad opera di Facchinetti e Negrini. Facchinetti era di Bergamo e Negrini era di Bologna, dove è nato, come diceva, il gruppo. Praticamente vengono sostituiti altri, questi che se ne vanno vengono sostituiti, entrano altri, tra cui Riccardo Fogli, che fa subito il ruolo di cantante. E la canzone che faranno dopo è Bikini Beat, si chiama. È una canzone che scimmiotta un po' i Beach Boys, un po' la moda dei Bikini Beat in quel tempo là, ha un successo effimero, ma la canzone onestamente non è un granché. Praticamente lo stesso anno, 1966, pubblica il loro primo LP, che si chiama Per quelli come noi. Il disco è una raccolta, come si usava all'epoca, di brani così sparsi per far emergere la canzone di successo, diciamo, che tra l'altro non ancora arrivava in una maniera limpida, diciamo. E non è un granché come disco, e verrà disconosciuto dalla band molti anni dopo. Lo stesso faranno col successivo, si chiama Contrasto, e il terzo Memorie. Avrei qualcosa da dire, perché siccome c'ho il disco a casa, all'epoca lo svendevano sostanzialmente, e adesso vale una fortuna, perché voglio dire che questi tre dischi qua, è vero che dal punto di vista artistico non erano granché, ma è vero pure che bisogna fare anche un discorso di rarità. Praticamente il gruppo quando nasce incide, non è noto, non è famoso, praticamente, certo. Quindi i dischi ne vende pochi, vengono addirittura svenduti, salvo poi riprenderli, perché nel frattempo il gruppo è diventato famoso, e quindi quei dischi hanno un valore. In questo caso qua, soprattutto Contrasto, ha un valore molto, secondo me, un po' esagerato, ma comunque parliamo intorno ai 3.000-4.000 euro al disco. Memoria un po' bene, e l'altro pure. Però, tolta questa cosa qua, praticamente tolta questa cosa qua, diciamo che i Pooh vanno a 45 giri sostanzialmente, come un po' tutti, insomma. La canzone che secondo me bisogna sottolineare bene in quel periodo del 66 si chiama Brennero 66, appunto, che venne presentata al Festival delle Rose e ottenne fece un certo rumore per via del testo di Negrini, che parlava di terrorismo, parlava sostanzialmente di terrorismo attualesino, che in quel periodo là era d'attualità, c'era questo problema e lo evidenziarono in una maniera coraggiosa, secondo me. Il brano ovviamente venne censurato e questo fece bode che divenne famoso sostanzialmente. In quel periodo là la censura italiana era molto ferrea, molto decisa, per cui c'è un altro disco all'epoca che fu vittima di questa censura, forse ricorderete, si chiama Dio è morto di Nomadi, Dio è morto con testo di Guccini, sì, che venne censurato. 1967, sì. E praticamente la cosa curiosa di questo brano qua dei Pooh, che tratta dei Nomadi, Dio è morto, e a parte una canzone molto bella ancora tutt'oggi, assolutamente è una canzone storica molto attuale. Praticamente in tutti i concerti la fanno sempre alla fine insieme a Io Vagabondo, è sempre molto semplice. Praticamente l'Italia, la Rai bacchettona democristiana, chiudono la parete, lo censurò perché pensava che offendesse la religione cattolica. Ma la cosa bella sai qual era? Che la Repubblica non trasmetteva, cioè per dire questo, vabbè, chiudiamo la trasmetteva regolarmente perché riteneva che fosse una canzone di speranza ed era una capita bene ed era effettivamente una canzone che parlava di speranza, parlava nei confronti dell'umanità, queste cose qua. Praticamente con questa canzone qua loro diventano sostanzialmente famosi, con Brennero 66. Ancora oggi si parla di Brennero 66 come una delle canzoni, quella è una canzone sostanzialmente beat, perché nel 66 c'era la musica beat in Italia, la musica beat era fatta di cover sostanzialmente, cioè di cover che altro non erano che canzoni, diciamo, rubavano gruppi famosi inglesi, americani. Adesso, cover, no. Ma prima era proprio a tappeto, cioè, prima si rubava a tappeto, cioè, si sintonizzava la sera su Radio Luxemburgo, mi ricordo, si captavano le onde, si sceglievano le canzoni e poi l'indomani si traducevano. E erano dei successi, molti funzionavano così, nessuno. Nemmeno, cioè, molta gente nemmeno immaginava che fossero canzoni estere tradotte in italiano, pensavano addirittura che erano italiane, insomma. Però era l'usanza, era quella. Non parlare inglese, diciamo, all'epoca appunto non era sviluppato l'inglese, quindi l'Italia inventava qualcosa tradotto, alla fine nessuno se ne sostanzialmente l'Italia scimmiottava, almeno ha controllato anche dopo, anche negli anni 70, anche con il progressivo, eccetto qualche eccezione, insomma. Ha fatto sempre così l'Italia, non ha mai avuto una storia autoctona, una storia propria, diciamo, se si escludono i cantautori, De Gregori, Guccini, De André soprattutto, i Battisti, gli altri sono tutti quanti più o meno che hanno preso dall'estero, che poi insomma hanno sviluppato qualcosa di oro, questo è indubbio, però voglio dire all'origine c'era, la provenienza era quella, cioè, il rock non era inglese, era americano, non si sfuggiva da questo fatto qua. Hai parlato degli inizi, dei fasti che furono i Pooh, però mi dicevi che negli anni 70 c'è stato un cambiamento di genere, come un cambio di rotta, no? Per la loro scelta musicale. In cosa consiste? Praticamente nel 71 incidono quella che abbiamo ascoltato prima, la canzone 80 Voglio di Lei, che fa parte di un album, si chiama Opera Prima. Opera Prima, il titolo non è a caso, proprio significa di fare tabula rasa del passato, perché evidentemente erano consapevoli che quello che avevano pubblicato prima non era all'altezza. In effetti il disco è completamente differente, il beat era finito, si incominciava a parlare di progressi per quanto riguarda il rock, per quanto riguarda la musica leggera invece si parlava di un rinnovamento generale, perché i giovani avevano cambiato idee, il 68 era finito, il 70 incominciava ad avere le prime difficoltà anche dal punto di vista economico, sociale, tutte queste cose qua. E loro fecero, grazie a Lucarelli, a Gianfranco Lucarelli, che è stato un po' il loro produttore, hanno cambiato totalmente il genere. Veramente, quella che tu non voglio dire, inizia un nuovo genere. Veramente già in passato qualche accenno c'è stato, come per esempio Piccola Katie del 68, annunciava così i primi prodromi, i primi segni di questo cambiamento che con il 1970, con Opera Prima, si apre definitivamente, Opera Prima. Allora, in questo... Negli anni 60 com'era? Negli 60 era una musica molto semplice, molto fatta con chitarre, con testi diciamo semplici. Negli anni 70 si fanno più impegnativi, per esempio i Pooh rispetto agli altri gruppi avevano Negrini che era un grande paroliere, cioè io lo paragono forse anche meglio di Mogol secondo me, cioè lui riusciva a creare una situazione, i testi dei Pooh sono bellissimi, dal primo all'ultimo, cioè non c'è un testo che non piace insomma. Allora, dopo Opera Prima escono i primi successi diciamo nazionali, quindi Noi due nel mondo e nell'anima, Pensiero che abbiamo ascoltato prima e soprattutto l'album Alessandra che è bellissimo, io ce l'ho a casa con un bel poster dentro e ha pure questo un certo valore che insomma fa conoscere i Pooh ovunque, i Pooh diventano i beniamini. Questo era quanto accaduto negli anni 70 nel cambiamento del soggenere, quindi dei Pooh che diciamo si mettono più sul serio con un genere più professionale. Poi negli anni 80 come tutti i gruppi nelle case iniziano a sorgere le case discografiche, quindi c'è una musica commerciale che cambia un po' il genere. Per esempio prima abbiamo accennato ai Nomadi, per esempio i Nomadi negli anni 80 sono stati, magari nelle prossime puntate ne vorrei parlare, sono stati dimenticati tutte le case discografiche negli anni 80, l'ultimo decennio con Augusto Daulio prima che moriva, tutte le case discografiche si erano dimenticate dei Nomadi, però loro continuavano a fare concerti, ad essere diciamo sulle piazze. Quindi poi cosa accade negli anni 80 nella fase commerciale? Tu già mi accennavi come se... Per quanto riguarda... Per quanto riguarda i Pooh hanno praticamente gestito la loro carriera, la loro attività. Hanno fondato delle case discografiche loro, hanno fatto degli accordi, insomma è diventata un'industria sostanzialmente, hanno gestito, hanno fatto dei dischi non buoni onestamente, però sempre su questa traccia ormai ipersfruttata, fatto queste canzoni melodiose, queste canzoni che parlano di problemi giovanili, queste cose qua, cioè hanno proprio previsto fare questi mega concerti, questi iper tecnologizzati, insomma tutte queste cose qua. E sono andato avanti in questo senso, però sostanzialmente le novità non hanno più prodotto novità. Hanno gestito una serie di dischi, di raccolte dal vivo, oppure raccolte semplici, rifatti, raggiornate, televisione, tutto. Hanno gestito praticamente la loro carriera, sostanzialmente. Bene, Luigi, concludiamo con gli oggi dell'ultimo periodo, soprattutto accennavi prima, che il prossimo anno festeggeranno 50 anni di attività e poi chiuderanno la storia dei Pooh, mezzo secolo, no? Sì. E come sono i Pooh dell'ultimo periodo, anche dopo l'uscita del batterista Stefano D'Orazio, negli ultimi 5-6 anni, no? Praticamente questo concerto, questi due concerti che faranno il prossimo anno, ci sarà anche Riccardo Fogli, che come ben sai, 73 era stato allontanato per via della storia famosa con Patti Pravo, insomma. Che lui poi fece una carriera tutta per sé, solistica, anche di successo, diciamo. Adesso si ricompone tutto il puzzle dei Pooh, compreso Stefano D'Orazio, tutti quanti, e faranno questo concerto che si presume, anzi sono sicuro che insomma sarà un grande spettacolo, un grande evento sicuramente. Per quanto io non è che ami tanto questo genere di musica, penso di prenotare qualche biglietto onestamente. Io invece volevo una cosa che siamo dimenticati, che nel 73 i Pooh scrissero un disco un po' diverso dal solito, dal loro standard, diciamo. Si chiama Parsifal del 73 e cita in copertina la storia di Parsifal, che è una brano che dura, mi sembra, una decina di minuti, ed è un genere... Accanto alle canzoni, che poi sono canzoni standard, normali, molto belle, tutto quello che vuoi, però non ha nulla a che fare con il progressivo. Però c'è questa canzone qua, che si auto... come si dice... praticamente viene considerato un brano progressive, perché il 73 è il massimo, è l'anno più importante del progressive in Italia. Loro fanno questo Parsifal che parla di questo cavaliere, eccetera, eccetera. Però onestamente è un contributo minimo, che però bisogna dirlo, perché anche loro hanno voluto partecipare a questo famoso banchetto del progressive. Bene Luigi, purtroppo ragione di tempo, diciamo... Dobbiamo concludere con questa rubrica dove hai parlato ampiamente dei Pooh, abbiamo anche un po' sforato, però è un argomento interessante, sicuramente avevi anche altre questioni da dire, però purtroppo il tempo più o meno è quello. È poco. Ci concediamo anche questa sera con Start Week. Grazie a Luigi Ciavarella. Prego, buonasera. Ringraziamo i nostri ospiti che, anche questa sera ci hanno fatto compagnia, il vice sindaco di San Marco in Lamis Raffaele Fino, Luigi Tricarico con il fatto e il dottor Antonio Vigone nella sezione che cura della psicologia e infine Luigi Ciavarella che cura lo Historic Music che questa sera vi ha allietato della sua compagnia insieme a Luigi. Poi ringraziamo tutti voi telespettatori per averci seguito e grazie Luigi. E quindi appunto ringraziamo gli amici che ci hanno seguito anche questa sera qui a Start Week su TRA. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento con la nuova puntata di Start Week lunedì prossimo, 19 ottobre, sempre alle 21 in prima serata. Domani mattina io aspetto come tutte le mattine alle 11:30 con uno sguardo tra i giornali, la rassegna stampa nostra qui di TRA e la replica di questa puntata andrà in onda domani attorno alle 12:30. Circa. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata, di nottata qui su TRA. Grazie ancora e buona serata. Grazie ancora.